ringrazio Top Doctors per l'invito. Cercherò in questi 15 minuti che mi sono stati assegnati di parlarvi di queste sindromi, di questi nomi strani. Tumori rari che di derivazione dalla cresta neurale. Voi sapete che durante la vita fetale queste cellule migrano e vanno a colonizzare alcuni siti nel corpo umano che sono i gangli simpatici e parasimpatici, e in particolare vanno a colonizzare quelle che sono la componente midollare della surrene. Questi tumori, quando si localizzano a livello della surrene, si chiamano feocromocitomi. Sono tumori di origine simpatergica che hanno la caratteristica di sintetizzare e rilasciare varie sostanze, principalmente le catecolamine, e quindi con tutte le conseguenze cardiovascolari che questi rilasci producono. Quando il tumore si localizza a livello dei gangli simpatici dell'addome e del torace, si chiama paraganglioma, ma in realtà sono gli stessi tumori, anche questi di origine simpatergica e che liberano queste sostanze catecolamine. Ma con il nome di paraganglioma vengono indicati anche i tumori che si trovano a livello della testa e del collo, a livello dei gangli parasimpatici del glomo carotideo, vagale, giugulare e timpanico. I primi nella letteratura vengono chiamati secreting paragangliomas o anche PPGL, mentre i secondi vengono chiamati head and neck paragangliomas. Questi tumori qui, a differenza degli altri, non liberano catecolamine e quindi danno un quadro clinico completamente diverso. Fino a circa 20 anni fa, queste due patologie erano considerate due quadri completamente diversi e distinti, e quindi venivano mai associati fra di loro. Poi vedremo che questo non è vero. Bene, sono tumori rari, come vi dicevo, e hanno una prevalenza di meno dello 0,05% della popolazione generale e un'incidenza di 5 casi per milione all'anno. Quindi sono tumori certamente rari. La clinica dei PPGL, cioè dei tumori simpatergici che secernono, certamente attraverso l'azione delle catecolamine producono ipertensione, però è un quadro assolutamente variabile, perché l'ipertensione può essere un'ipertensione stabile, non distinguibile dall'ipertensione essenziale, può essere instabile, molto variante, e può essere parossistica in relazione al rilascio improvviso di catecolamine. Possono essere causa di ipertensione in uno o due pazienti su 1000 ipertesi, quindi di nuovo è un quadro raro. È classica la crisi ipertensiva, cioè quando c'è la crisi ipertensiva bisogna pensare comunque alla presenza di questi tumori. È data da un'iperattivazione dei recettori simpatici, quindi ovviamente tachicardia, il paziente sente palpitazioni, acefalea, suda, freddo, e ha tutta un'altra serie di sintomi, ansia, nausea, dispnea, tremori, vertigini e via dicendo. Però guardate che la diagnosi di queste patologie è estremamente difficile per la rarità. Pensate che questo quadro clinico qui è assolutamente sovrapponibile per una iperattivazione del sistema simpatico alle crisi di panico, e le crisi di panico sono molto più frequenti di questo tipo di tumori, quindi la diagnosi differenziale è spesso molto difficile. Ancora, per l'azione delle catecolamine si può manifestare dei segni metabolici come l'intolleranza glicidica fino a diabete mellito, ma cosa che complica naturalmente il processo diagnostico è che questi pazienti possono avere un quadro completamente silente, cioè ci possono essere questi tumori, possono liberare catecolamine, ma possono non dare assolutamente alcun segno. Quindi era quello che i vecchi clinici chiamavano il grande mimo, una situazione che è difficilmente interpretabile, e sta al medico avere una grande, come dire, oltre che cultura, sensibilità per cercare di capire quando è possibile fare diagnosi di questi tumori. Che il quadro clinico possa essere estremamente variabile, noi l'abbiamo dimostrato tanti anni fa in un lavoro collaborativo nell'ambito della Società Italiana di Endocrinologia, quando andammo a rivedere in retrospettiva il quadro clinico di poco meno di 300 pazienti, i quali, è vero, manifestavano principalmente il quadro classico con le palpitazioni, la cefalea, la sudorazione e l'ansia, ma solamente in due pazienti su tre. E cosa
che conferma quello che vi stavo dicendo, è che nel 20% di questi pazienti si trovava una situazione di assoluta normalità anche per quanto riguarda la pressione, che era normale sia nella sistolica che nella diastolica. Bene, allora, quando è sospettare la presenza di un feconomocitoma? Vi ripeto, non è semplice. Ci dobbiamo pensare quando abbiamo un paziente iperteso, specialmente se presenta crisi parossistiche, depressione e sintomatologiche, e di fronte all'ipertensione resistente, cioè che non risponde ai normali antipertensivi usati nell'ipertensione essenziale. Lo dobbiamo sospettare quando abbiamo una massa surrenalica scoperta incidentalmente, sapete che si parla di incidentalomi, può essere a livello surrenalico, ma l'incidentaloma può essere anche a livello addominale, nel caso ovviamente del non feoconocitoma ma di paraganglioma. E ovviamente lo dobbiamo sospettare specialmente se la massa surrenalica si accompagna a rilievo di ipertensione, ma comunque anche senza ipertensione il feoconocitoma deve essere messo in diagnosi differenziale. E poi lo dobbiamo sospettare quando siamo di fronte a un quadro sindromico, cioè a un quadro di una patologia genetica che comprende la presenza di questi tumori, e quindi nei quadri classici della von Hippel-Lindau, della MEN2 e della neurofibromatosi tipo 1, oppure ovviamente quando nell'anamnesi del paziente c'è un rilievo anamnestico di presenza di questi tumori nella famiglia. Perché questi tumori oggi sappiamo che per il 35% dei casi, 35-40% dei casi, dipendono da una predisposizione genetica, cioè per la presenza di una mutazione germinale in un gene che dà suscettibilità allo sviluppo di questi tumori. E come si fa la diagnosi dei PPGL? Va bene? Con il laboratorio, cioè è il laboratorio che ci dimostra che questi tumori liberano inappropriatamente una anormale quantità di catecolamine, ma non si misura le catecolamine, guardate, questo ormai è stato sfatato, l'abbiamo dimostrato con questi colleghi, con Jacques Lenders e gli altri, in questo lavoro su JAMA nel 2002, che il mezzo che va utilizzato, perché è più sensibile per la diagnosi di questi tumori e quindi essendo più sensibile ha il più basso numero di falsi negativi, è la misura delle metanefrine sia plasmatiche che urinarie. Non si misura più le catecolamine, non si misura più l'acido malilmandelico, bisogna solamente richiedere le metanefrine differenziate, la metanefrina e la normetanefrina. La ragione per questa sensibilità è un po', voglio dire, ci sono delle componenti biologiche di questi tumori, non ho tempo per spiegarvelo, ma credetemi, quando avete sospetto di questi tumori chiedete solamente questo tipo di metaboliti al vostro laboratorio. Bene, la presentazione clinica invece degli head and neck paragangliomas, quelli della testa e del collo, non si scelgono, e quindi la sintomatologia è solamente, ovviamente, da compressione. È da compressione, non va avanti. Ecco, o si ha una tumefazione lato-cervicale quando raggiungono una dimensione importante, oppure si hanno sintomi da compressione, quindi disfonia, disfagia, anisocoria e sordità. Non più tardi di 2 giorni fa ho visitato una paziente, veniva da Perugia, aveva una sintomatologia iniziata e misinterpretata per un anno e mezzo di iperestesia sulla parte destra della lingua, e questa è anche lieve difficoltà ovviamente per tale ragione alla parola, e questa paziente ha un paragangliomo giugulare che comprimeva appunto le vie nervose a sinistra. Oppure anche questo può essere, quando è piccolo e non ha data ancora compressione, un rilievo incidentale ad un esame ecografico, radiologico a livello del collo. Dicevo della genetica. Fino all'anno 2000 la componente genetica di questi tumori era del 10%, è il classico, ci insegnavano che il 90% era sporadico, il 10% era genetico, e associato ai quadri sindromici di cui vi ho parlato prima, che erano il von Hippel-Lindau, la MEN2 e la neurofibromatosi tipo 1. Nel 2000 questa
Queste erano appunto la polipe Lindau, con tutta la serie di manifestazioni patologiche che comporta, la MEN2 con anche soprattutto il carcinoma medullare della tiroide, la neurofibromatosi tipo 1 con tutte le manifestazioni cutanee che la rende, come dire, clinicamente diagnosticabile quando è in questa forma, in maniera estremamente semplice. Nel 2000 cosa succede? Entra in gioco questo marchingegno qui, questo giocattolino, che è il succinato deidrogenasi il complesso mitocondriale 2. E Bora Baisal, in un lavoro su Science, per la prima volta dimostra che una mutazione germinale di questa componente della succinato deidrogenasi, cioè la componente tipo D, è capace, quando è mutata, di procurare questo quadro che è la paragliomatosi tipo 1, nella quale i tumori secernenti, i PBGL, i ferromocitomi, i paragangliomi dell'addome si accompagnano però anche alla presenza dei tumori del head and neck paragangliomi, cioè del collo. Quindi queste due patologie, che fino a quel momento erano state considerate due quadri assolutamente diversi, in realtà sono due aspetti di una stessa patologia geneticamente determinata, che è data dalla mutazione del gene SDHD. Ma rapidamente, negli anni successivi, viene dimostrato che anche gli altri componenti anatomici e funzionali di questo enzima mitocondriale sono responsabili, quando mutati, per la presenza di questo tipo di tumori. E quindi, oltre ai tre casi sindromici, si cominciano ad aggiungere questi altri quadri, che sono le paragangliomatosi familiari da 1 a 5, a seconda del gene che è mutato. Bene, ma la storia non finisce qui. Queste intanto sono le caratteristiche, voglio dire, le correlazioni genotipo-fenotipo di queste sindromi. Non ho tempo per, come dire, dilungarmi in questo, ma ci sono soprattutto la PGL1, la PGL4, che sono quelle più frequenti, le altre sono estremamente rare. Si presentano con quadri lievemente diversi: la PGL1 ha principalmente i tumori della testa e del collo, la PGL4 ha principalmente paraganglioni addominali. Quello che è importante, ve lo farò vedere anche dopo, è che comunque la PGL4 si associa con molta frequenza a malignità, e la malignità di questi tumori non la decide l'anatomopatologo, perché purtroppo noi non abbiamo un marker di malignità di questi tumori, abbiamo solo un indice di rischio di malignità, ma la malignità di questi tumori è data solo dalla presenza di metastasi. Tanto è vero che non si parla più di ferocitomi paragangliomi maligni o benigni, ma si parla di ferocitomi paragangliomi metastatici o non metastatici. Bene, la storia non finisce qui, è una storia lunga, perché poi nel tempo abbiamo, con studi collaborativi insieme alla nostra rete europea, dimostrato che i geni di suscettibilità sono altri, quindi da 3 a più 5, 8, oggi abbiamo tanti geni di suscettibilità. Vedete questo gene qui, MEM127, che è responsabile solo per il 2% di questi tipi di tumori, abbiamo il gene MAX, responsabile per l'1,12%, abbiamo altri geni che ancora più raramente, ma possono dare la presenza di questi tumori, che sono la fumarata idratasi e la malato deidrogenasi tipo 2. Ed è curioso, vedete come nell'ambito del ciclo di Krebs almeno 3 enzimi, o meglio geni che codificano, che 3 di questi enzimi siano responsabili per l'insorgenza di questi tumori, quindi la succinato deidrogenasi, la fumarata idratasi e la malato deidrogenasi tipo 2. E vedete che oggi c'è un ampio spettro di geni che quando mutati sono capaci di indurre questo tipo di tumori. Voi capite che avere una predisposizione genetica comporta un diverso atteggiamento clinico nei confronti del paziente, perché quel paziente sarà sottoposto a screening e follow-up per tutta la vita, perché ha predisposizione allo sviluppo, quindi verosimilmente potrà sviluppare altri tipi di altri paragangliomi. E soprattutto per la famiglia, perché a quel punto, se il gene viene trasmesso alle generazioni successive, questi portatori dovranno essere messi sotto controllo per tutta la vita per un'eventuale diagnosi precoce. Abbiamo
da un punto di vista genetico siamo andati molto avanti, abbiamo fatto una caratterizzazione genetica di questi tumori, abbiamo scoperto che geneticamente si possono raggruppare in due cluster, il cluster 1 e il cluster 2. Al primo appartengono i tumori von Hippel-Lindau e dipendenti dalla succinato idrogenasi, al C2, al cluster 2 gli altri. Sono due cluster diversi perché il cluster 1 è meno differenziato rispetto al cluster 2 e hanno anche vie, come dire, di attivazione oncologica diverse. Il primo passa attraverso l'attivazione della pseudoipoxia, la seconda attraverso l'attivazione delle tirosinochinasi. Ma e questo si riflette anche nella clinica di questi tumori, perché quelli del cluster 1, meno differenziati per esempio, non producono più adrenalina, che sta alla fine della catena sintetica dell'adrenalina, delle catecolamine, perché mancano della metiltransferasi, mentre gli altri arrestano la loro sintesi di catecolamine a noradrenalina e in alcuni casi, soprattutto in quelli meno differenziati e più frequentemente maligni, addirittura a dopamina. Quindi, come dire, i marker di questi diversi tipi di tumore possono essere diversi e vanno dalla metanefrina alla normetanefrina, in qualche caso alla metoxetinamina. Anche la malignità, vi dicevo, è bassa in genere in questi tumori, grazie a Dio si aggira intorno fra il 5 e il 7%, però a seconda della mutazione che causa questi tumori si può avere una malignità diversa. Voi vedete come per l'appunto proprio i geni che sono coinvolti nel ciclo di Krebs, quando mutati, danno un'alta percentuale di forme maligne. Ora guardate, la fumaratidratasi e la malata idrogenasi tipo 2 sono eventi estremamente rari, quindi questi tipi di pazienti si possono contare ancora forse sulle dita di due mani, non di più, ma quelli che hanno una mutazione SDHB invece sono abbastanza frequenti. Bene, come facciamo la diagnosi genetica oggi? Un tempo si cercava di risalire dal quadro clinico al gene che più probabilmente poteva essere mutato. Oggi le cose sono andate avanti, facciamo l'NGS attraverso queste tecnologie, la New Generation Sequencing. Abbiamo delle piattaforme per cui noi siamo capaci di analizzare questi geni tutti insieme, con piattaforme diverse. Questa è una piattaforma base di tipo diagnostico, se la vogliamo allargare la allarghiamo anche agli altri geni di suscettibilità che meno frequentemente causano questi tumori, se poi vogliamo andare a personalizzare ancora di più quel tipo di tumore lo facciamo anche con tutta un'altra serie di geni che sono implicati nelle vie di trasmissione cellulare di questo tipo di tumori. Bene, e io sono arrivato alla fine, ho cercato di sintetizzare al massimo. Questi tumori naturalmente devono avere una gestione multidisciplinare, perché è vero che li vediamo noi endocrinologi, che dobbiamo essere un pochino quelli che coordinano l'azione di tutti gli altri colleghi che sono implicati in questo tipo di patologia. Sicuramente il genetista, ovviamente, nel nostro laboratorio c'è proprio un genetista dedicato a diversi tipi di patologie, come dire, endocrine su base genetica, ma che appartiene proprio alla nostra unità operativa, il laboratorista, ovviamente il chirurgo, perché questi tumori per la grande maggioranza dei casi guariscono quando vengono asportati, quindi chirurgo deve essere anche un bravo laparoscopista, soprattutto per quello che riguarda le forme toraciche o addominali, e vascolare per quello che riguarda quando decidiamo di operare quelli della testa e del collo, che sono una patologia molto particolare, non ho tempo di dilungarmi, ma sono veramente un problema clinico importantissimo, perché mentre i tumori del glomo carotideo si asportano senza grandi effetti collaterali, i tumori giugulari o vagali, io sono sempre diventato sempre più meno interventista, non li faccio operare praticamente più, perché le conseguenze dell'intervento sono tali che con degli effetti collaterali permanenti sulle strutture nervose del collo che sono assolutamente inaccettabili. Ovviamente l'anestesista deve essere un anestesista che fa parte di un'equipe chirurgica che insieme all'endocrinologo che prepara medicalmente il paziente all'intervento chirurgico, e anche qui non posso prolungare su come, che collabora con il chirurgo
perché sapete che questi pazienti durante l'intervento chirurgico possono avere un'instabilità vascolare e quindi deve essere un anestesista che è capace di trattare gli eventuali rialzi pressori o le eventuali crisi pressore che si possono presentare durante l'intervento. Naturalmente in fase diagnostica è importante il radiologo, il medico nucleare. Nelle forme molto molto rare ma maligne, cioè metastatiche, è importante una collaborazione con il radioterapista, con l'oncologo e ovviamente anche per le forme geneticamente determinate con lo psicologo, perché c'è un coinvolgimento emotivo chiaramente molto ampio per quello che riguarda l'interessamento familiare. Bene, tutte queste expertise e facilities sono presenti nella nostra azienda ospedaliera di Careggi a Firenze. Abbiamo costruito un team con tutte queste e abbiamo avuto anche un riconoscimento di questa expertise perché con decreto regionale siamo un centro di riferimento per questi tumori. Siamo un e l'azienda è diventata un nodo della rete europea del European Reference Network per questo tipo di patologie. E noi facciamo parte, anzi io ho l'orgoglio di essere stato insieme a un collega italiano e insieme ad altri 5 colleghi europei il fondatore di questa rete europea che è l'European Network for the Study of Adrenal Tumors, che è cresciuta tantissimo in questi 18-20 anni, ha raccolto una casistica incredibile di questi tumori rari. Questo ci ha permesso di fare insieme ai colleghi stranieri, a questa rete delle pubblicazioni a livello dei maggiori giornali scientifici medici a livello mondiale e top doctors. Perché top doctors? Top doctors perché voglio dire, l'indicazione a inviare questi pazienti in un centro di riferimento, cioè questi pazienti devono accedere a centri che hanno l'expertise, hanno le facilities per offrire loro tutte le migliori, il miglior trattamento sia nel momento della diagnosi, nel momento dell'intervento e poi eventualmente anche nel proseguo del follow up, specialmente per le forme genetiche. Io non finisco mai le mie presentazioni senza ringraziare questi ragazzi che con me per tantissimi anni hanno condiviso questa passione e che continuano a livello dell'azienda ospedale universitaria a dare vita a questo centro di eccellenza e vi ringrazio.